Allora, Posso iniziare. E ringrazio il Presidente Tabacci e il Presidente Matera e i due comitati per l'invito che mi è stato rivolto ad intervenire in questa significativa indagine conoscitiva. Il programma dell'indagine pone l'accento su importanti problemi del procedimento legislativo, della produzione normativa e ho visto che proprio ieri questi problemi sono emersi anche sul Sole 24 Ore con un articolo dedicato al comitato, l'attività del Comitato della legislazione del Senato, nel quale si segnalano le problematiche affrontate. Io spero di non essere troppo lungo o noioso e di non dire cose già conosciute, ma secondo me per affrontare il problema bisogna fare come dire, un inquadramento prospettico, non voglio dire storico, ma insomma vedere da dove nascono e quando sono nati i problemi. Do per acquisito tutte le elaborazioni, le statistiche, i dati che gli uffici di Camera e Senato hanno meritoriamente raccolto e do per letti i vari rapporti che si sono succeduti nel tempo. Io vorrei sottolineare che il problema della produzione normativa oggi presenta due aspetti. Da un lato la prevalenza, o perlomeno su questi si discute, da un lato la prevalenza del governo, dall'altro la confusione attraverso cui si sviluppa il procedimento legislativo. Ora, per quanto riguarda la prevalenza del governo, è opportuno chiarire che in tutti gli stati di democrazie consolidate è il governo che ha la guida del procedimento legislativo e della legislazione, la disponibilità dell'ordine del giorno, la possibilità di accelerare le procedure. Forse noi in Italia abbiamo una visione un po' deformata e non siamo disposti a volte ad accogliere questo dato perché nella prima parte di vita della nostra Repubblica, per condizioni politiche che adesso sulle quali non mi addentro, ci fu un'interpretazione del regime parlamentare a tendenza assembleare. Era in Parlamento che si facevano effettivamente le leggi, il disegno di legge del governo era, come dire, una traccia sulla quale poi vi era un forte lavoro di elaborazione in Parlamento, in un dialogo tra maggioranza e opposizione. La nostra Costituzione non dava e non dà tuttora al governo alcuno strumento che gli consenta di assumere un ruolo di guida delle procedure parlamentari e garantisca la tempestività dell'attuazione legislativa del suo programma politico. C'è solo la previsione in Costituzione dei decreti legge e poi per prassi, neanche prevista appunto dalla Costituzione, abbiamo la questione di fiducia. Uno strumentario come dire, abbastanza pesante e non flessibile per diverse situazioni. Per
Per anni la posizione del governo italiano è rimasta formalmente la più debole nel panorama, la posizione in Parlamento del governo italiano è rimasta formalmente la più debole nel panorama europeo, con procedure parlamentari tortuose e di durata non del tutto prevedibile. A ciò si deve aggiungere poi un dato politico. Essendo governi di coalizione, la difficoltà a trovare accordi anche all'interno della maggioranza governativa, che molto spesso è stato questo l'elemento di, come dire, di difficoltà di un procedimento legislativo, di un procedimento legislativo. Ma la realtà a volte è più forte dei disegni normativi e quindi progressivamente il governo è venuto a costruirsi degli strumenti per assumere un ruolo determinante, cioè possiamo dire che da essere debole è diventato prepotente con il Parlamento. Gli strumenti sono stati appunto l'uso del decreto legge, la questione di fiducia che è degenerata dal suo significato originario, che era quello di ricompattare la maggioranza, ed è diventata fiducia tecnica solo per un'accelerazione dei tempi del procedimento, questo dall'80 con un governo Cossiga che teorizzò proprio questo aspetto. E a questi due strumenti, che spesso appunto si sa, è noto, vengono combinati, si è aggiunta in via di prassi un'originale e perversa creazione, il maxiemendamento, sul quale non starò a spendere parole perché tutti sappiamo che cosa è. Questo maxi emendamento non è una novità, anzi adesso non viene più usato perché si pone la fiducia sul testo della Commissione. Il maxi emendamento ha origini addirittura negli anni 80. In sostanza il governo si è costruito per prassi uno strumento che è l'equivalente del voto bloccato previsto dalla Costituzione francese, cioè la possibilità di chiedere all'Assemblea parlamentare di votare su un testo che è lui a decidere con un'unica votazione, appunto attraverso la combinazione di decreto legge, questione di fiducia e maxi emendamento. Ora a questa prassi vorrei segnalare che il Parlamento per certi versi poi si è mostrato anche acquiescente. Per esempio, in sede di bilancio, il fatto che la Commissione bilancio, dopo aver esaminato tutti gli emendamenti, costruisce essa stessa una testo in un unico articolo per consentire al governo di porre la fiducia e quindi sveltire l'andamento dei lavori, tenendo conto di quello che si è deciso nella Commissione. Quindi insomma anche da parte dello stesso Parlamento non c'è sempre, come dire, una vigilanza particolari su questi problemi. D'altra parte, appunto, è da comprendere anche che le necessità politiche a volte fanno premio su quello che è se vogliamo chiamarla, la purezza del procedimento. Nello stesso tempo segnalo che con questo sistema, è stato anche detto, è più facile approvare una legge che un regolamento, e quindi si è
avuto il fenomeno della fuga dal regolamento con un appesantimento di tutto l'ordinamento. La situazione rispetto ai primi anni della Repubblica è cambiata, la legge non viene elaborata in Parlamento come una volta, ma c'è questa posizione predominante del governo, e le tutele per le opposizioni, che pure nella riforma regolamentare del 97 erano state previste, era una riforma che prevedeva un'istruttoria legislativa molto approfondita, che però non ha trovato nei fatti, si può dire, quasi nessuno svolgimento. E si pone il problema di una revisione complessiva del procedimento legislativo che consenta a tutti i soggetti parlamentari di esprimersi in maniera compiuta attraverso idonei ambiti di discussione sulle specifiche opzioni legislative. Cioè una ristrutturazione del procedimento legislativo che userò secondo un'espressione ed è usata in una decisione del Conseil Constitutionnel francese del 2006, tuteli le respect des exigences de clarté et de sincérité du débat parlementaire, chiarezza e sincerità del dibattito parlamentare. Ognuno deve avere la possibilità di esprimere a sufficienza le proprie posizioni, di spiegarle non solo all'organo parlamentare, ma anche di fronte all'opinione pubblica. E io ritengo che, abbandonate le visioni appunto del Parlamento legislatore che è durato fino agli anni 90, in quest'opera bisogna dare al governo procedure snelle, con tempistiche prevedibili, che consentano un approfondimento e l'emergere delle posizioni politiche alternative. Nello stesso tempo cercare di eliminare gli aspetti patologici che si sono venuti a creare. Allora, il programma dell'indagine parte le problematiche del decreto legge. È una storia vecchia. Se volete, già negli anni 70 si parlava del decreto legge come di un'iniziativa legislativa rinforzata. Vari sono stati i tentativi delle varie commissioni bicamerali, De Mita, Iotti, D'Alema, poi il progetto di Renzi, di costituzionalizzare una serie di limiti al decreto legge, o limiti per materia, oppure portando in Costituzione quei limiti che sono indicati nell'articolo 15 della legge 400, cioè il fatto che i decreti legge devono essere specifici, omogenei, non contenere deleghe e via discorrendo. Io non lo so, peccherò di pessimismo, ma penso che una riforma costituzionale che affronti questo tema non la vedo all'orizzonte, ecco, mi appare difficile che si riprendano questi temi, anche perché appunto, se si tiene conto anche delle condizioni politiche, alla maggioranza questa situazione per certi versi, come dire, è utile. Ritengo però che ci sia la possibilità di intervenire per regolamento
indipendentemente appunto da riforme costituzionali. Innanzitutto quello che è un tema da tempo dibattuto, che però fino a qualche anno fa trovava in dottrina delle negazioni al fatto che potesse essere risolto con regolamento e non con norma costituzionale. Mi riferisco al voto a data certa, che se ben disciplinato e adottato in tutte e due le assemblee, potrebbe avere un effetto deflattivo rispetto all'uso del decreto legge. Poi, secondo me, è necessario sfrondare il procedimento di tempi morti e di appesantimenti inutili. La Giunta del Regolamento della Camera ha iniziato un dibattito, sta già discutendo su un testo predisposto da un comitato, per cercare appunto di concentrare il dibattito. Però mi pare che sia un'ottica ancora riduttiva, cioè la riduzione dei tempi di intervento, tipo le riforme degli anni Ottanta che portarono i tempi di intervento a 30 minuti e adesso si vogliono portare a 10. Si potrebbe fare qualcosa di più. Ad esempio, ma si ritiene utile ancora mantenere l'istituto dell'ordine del giorno? Cioè, come indirizzo al governo sull'attuazione della legge, non è una fase abbastanza superflua nel dibattito parlamentare? Altro appesantimento, non sto dando, come dire, indicazioni organiche, ma così sensazioni che ho, la sospensione per 24 ore prima della votazione della fiducia, che senso ha? Non, infatti, tra l'altro non c'è al Senato. Rientrava in una costruzione, in una disciplina della questione di fiducia che era volta ad accettarla da un lato nel regolamento. Questo nel 71, prima era disciplinata solo dalla prassi, però a condizione di, come dire, di ingabbiarla un po', di non renderla troppo facile per il governo. Ci fu un dibattito in giunta, era la posizione del PC, questo qui. Oggi la sospensione di 24 ore, non lo so, non ci vedo un senso. Si potrebbe cercare di acuire la severità per quanto riguarda la inammissibilità degli emendamenti. Anche qui per quanto riguarda i maxi emendamenti, e anche la confusione che comportano poi per la consultazione delle leggi, perché no, si potrebbe con norma regolamentare prevedere che gli articoli devono avere una rubrica e devono essere specifici, omogenei e corrispondenti alla rubrica. Cioè, in un certo senso, quello che la legge 400 dice per i decreti legge, portarlo agli articoli. Automaticamente sarebbero inammissibili i maxi emendamenti e avremmo dei testi di legge leggibili e come oggi. Ci sono altri piccoli accorgimenti, ad esempio per la pulizia del testo, il distanziamento tra voto sugli articoli e voto finale per la ripulitura del testo. Questo è già previsto nell'articolo 103 del regolamento del Senato, è implicito nell'articolo 91 del regolamento della Camera. Un'altra cosa vorrei dire su monocameralismo o bicameralismo
all'alternato. Il fenomeno è più grave ancora di quello che dice l'espressione, perché non è che c'è un'assemblea che decide e l'altra no, c'è una commissione che decide e l'altra no, e l'altra assemblea no. Perché il testo viene confezionato in commissione, con i metodi che dicevo prima, e viene posta la fiducia dal governo, quindi alla fin fine la decisione rimane nelle mani di un'unica commissione, di un ramo del Parlamento, salvo voti del tutto contrari in assemblea. Il programma dell'indagine dice cosa si può fare. Qui c'è un punto poi di fondo, la effettività delle norme regolamentari. In realtà il Senato, articolo 78,5, questo problema lo aveva affrontato da tempo perché stabilisce che quando un decreto legge è in prima lettura al Senato, bisogna organizzare la discussione in maniera tale da chiuderla entro 30 giorni per dare la possibilità alla Camera dei Deputati di intervenire. Questa norma, non so, mi sbaglierò, ma mi pare che è assolutamente desueta, da cui questo fenomeno del cosiddetto bicameralismo alternato. Insomma, gli interventi che si possono immaginare per regolamenti parlamentari devono avere una corrispondenza nella effettività e devono trovare rispondenza e non avversione nei comportamenti delle forze politiche. Quindi vi è la possibilità di cercare di intervenire per regolamento. L'altro aspetto che è tutto diverso, che voglio sottolineare, è il problema della scrittura delle norme sulla quale i comitati meritoriamente intervengono. Qui è una cosa che è abbastanza ovvia, è stata già detta, evitare gli intrecci di rinvii. Le norme devono essere comprensibili senza dover far ricorso a complesse e complicate ricerche. Questo obiettivo deve essere perseguito dall'origine della scrittura dei testi che poi danno avvio al procedimento, cioè già in fase governativa. Anche gli emendamenti parlamentari devono seguire questa linea. Il punto è che tutto avviene in maniera, come dire, affannata, con scadenze che si impongono all'improvviso o vengono percepite, come, essenziali da perseguire all'improvviso. E non vi è una programmazione, un'effettiva programmazione normativa che da parte del governo, ai sensi del DPCM numero 169 del 2017. Allora, poi mi avvio ad affrontare l'ultimo argomento. I comitati, come dire, fanno quello che è in loro potere, intervengono e segnalano una serie di distorsioni della scrittura delle leggi, ma i loro pareri non sono vincolanti. Quando c'è un problema politico, alla fine il parere del comitato viene superato. È un'attività comunque che lascia una traccia, un segno e lascia una importante testimonianza, che quindi deve essere proseguita. Io però vorrei accennare ad un altro campo in cui i comitati potrebbero svolgere una significativa attività.
attività, cioè a valle del procedimento legislativo. La confusione del nostro ordinamento dipende anche appunto dal modo con cui vengono confezionate le leggi, ma dal fatto anche che manca un'attività di codificazione ex post delle leggi. Ci sono norme che vagano nell'ordinamento e non accorpate in organici testi, cioè bisognerebbe svolgere un'attività di codificazione ordinaria che abbia il carattere della continuità e che interviene appunto ex post al fine di dare ordine alla legislazione, per creare condizioni di ricercabilità e comprensibilità delle norme. Cioè questa attività di codificazione, l'esempio è quello francese, ma anche negli Stati Uniti troviamo un esempio di questo genere, perché fare dei codici di settore nei quali, senza modificare il contenuto, ma migliorare la leggibilità, eliminare errori materiali, riferimenti e richiami a istituti obsoleti, fare abrogazioni espresse invece delle abrogazioni implicite, e insomma tutta una serie di modifiche formali, come dei testi unici in sostanza, che potremmo definire di mero riordino. Potrebbero essere anche di riordino e semplificazione. In Italia ci sono stati testi unici e codici di settore, si sono fatti in materia fiscale, poi in base alla legge Madia del 2015 sulla protezione civile, sulle società a partecipazione pubblica, però non mi pare che sia un'attività continuativa e che dia sistemazione organica all'ordinamento. Ora, la cosa che vorrei segnalare ai comitati è questo: quale struttura può dedicarsi a questo tipo di attività? Si potrebbe pensare agli uffici legislativi dei ministeri, a creare un soggetto, una unità presso Palazzo Chigi. Però si potrebbe pensare anche di affidare questa attività proprio ai comitati della legislazione delle Camere, naturalmente adeguatamente supportati da strutture tecniche in grado di svolgere quest'opera, i comitati che dovrebbero agire congiuntamente come una commissione bicamerale. E poi i codici dovrebbero trasformarsi in iniziative parlamentari presentate dai comitati e avere la sanzione legislativa. Credo che questo possa essere un settore nel quale i comitati potrebbero avere uno sviluppo e dare, oltre a quello che già danno, un contributo significativo al mantenimento del nostro ordinamento. Grazie. Grazie al professor Lipolis. C'è qualche collega che intende prendere la parola, sia presente che collegato. Oppure potremmo sentire anche lei ha dei problemi.
può restare? Sì, sì, posso. Allora, possiamo far così. Sentiamo anche il professor Frosini e poi vediamo se nel frattempo qualche collega avrà maturato l'idea di prendere la parola. Allora, la parola al professor Frosini. Grazie Presidente Tabacci, grazie Presidente Matera e grazie ai componenti dei due comitati. Io è già la terza volta che vengo audito da questo comitato, il che è un onore, e l'ultima volta, peraltro lo presiedeva l'onorevole Butti, era una indagine motivata dagli effetti della pandemia sulle fonti. Quindi tutto il problema, il groviglio dei DPCM e di come la norma poteva contenere l'emergenza pandemica. Dico questo perché secondo me c'è un effetto a cascata di quella vicenda che si è riverberata soprattutto all'inizio della legislatura, cioè l'idea, forse un po' inconsapevole, che il governo deve intervenire, è autorizzato a intervenire e quindi emana decreti legge, nonostante, a differenza della scorsa legislatura, qui ci sia una maggioranza parlamentare piuttosto certa, mettiamola così, e quindi il governo potrebbe lasciar fare alla maggioranza di svolgere la sua naturale attività legislativa in Parlamento. Però ho l'impressione che in fondo quella vicenda si porta dietro con sé un po' un ruolo preminente del governo a Costituzione invariata, attenzione. Comunque, detto questo come premessa, io proverei a fare con il consenso dei due presidenti alcune riflessioni sulle possibili terapie, tenuto conto che la diagnosi già è stata molto ben esposta nella relazione che diciamo anticipa il programma di questa indagine e poi anche ho letto il contributo del consigliere Di Porto che mette in luce alcuni aspetti. Il problema è noto, è quello appunto dell'eccesso della produzione legislativa del governo per il tramite dei decreti legge. Cosa si può fare? Innanzitutto vorrei dire una cosa che mi pare sia sfuggita dall'analisi di questi due comitati, che invece è molto significativa e fareste bene ad appuntarla e a monitorarla. C'è una sentenza, la 110 del 2023 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato incostituzionale una legge regionale, ma sempre una legge, della Regione Marche, perché ritenuta oscura, incomprensibile, inaccessibile quindi alla comprensione del cittadino, usando, ed è la prima volta che lo fa, perché ci fu quella famosa sentenza dell'88 sull'articolo 5 del codice penale, ignoranza legis non excusat, però riguardava l'ambito penale. Qui entriamo in un contesto ordinamentale diverso, cioè il civile, l'amministrativo, ovvero purché sia una legge, che questa presenti chiaramente una manifestazione di incomprensibilità nei confronti del destinatario naturale della legge, che è il cittadino, la Corte l'ha dichiarata incostituzionale usando come parametro l'articolo 3 della Costituzione, cioè il principio di ragionevolezza. Dice: non è ragionevole che ci sia nell'ordinamento una legge sulla quale i cittadini non sono in grado di sapere come la debbono applicare. Devo dire, una cosa sacrosanta, perché quanti di noi ci troviamo in difficoltà a leggere una legge e non sappiamo come fare, e laddove proviamo a fare talvolta sbagliamo pagando ovviamente delle conseguenze sanzionatorie. Quindi questo primo, diciamo così, mi permetto di dire, prima possibile terapia da parte dei comitati, cioè direi immaginare una forma di collaborazione con la Corte Costituzionale. Cioè, non saprei in che modo, va studiata, però è chiaro che se tu fai una legge che passa anche dal Comitato per la Legislazione, quale è vero che ha le unghie corte, però insomma non segnala a sufficienza, perché poi tutti gli atti, ormai la Corte non guarda più solo la legge, guarda anche tutti gli atti che fiancheggiano la legge. Si può andare a vedere anche i resoconti e i verbali dei comitati e dice: beh, il comitato non ha adempiuto al segnalare che questa legge si mostrava talmente oscura da non poter immaginare una corretta applicazione da parte del cittadino. Allora, creare tra gli uffici una forma di sponda con la Corte, secondo me, non sarebbe sbagliato, sarebbe utile semmai in previsione
lo dico senza voler fare la Cassandra, ma insomma di una possibile accentuazione della giurisprudenza costituzionale in materia di leggi oscure. Cioè questo primo intervento del 2023 potrebbe portare ad altri successivi, in gran parte sulle leggi regionali, ma nulla esclude anche su i leggi statali e anche decreto legge, perché come sapete la Corte riesce laddove nella tempistica della presentazione del ricorso, anche famosa la sentenza del 96 sulla reiterazione del decreto legge, proprio perché ancora era in vigore quel decreto e la Corte poté intervenire, così come ovviamente sulla legge di conversione, laddove converte in legge un decreto che era incostituzionale perché oscuro. Così come adesso la Corte ha dichiarato incostituzionale la legge di conversione laddove il decreto si presentava in violazione dei parametri del 77, straordinaria necessità e urgenza. Se il decreto non aveva a suo tempo i criteri della straordinaria necessità e urgenza, anche di conseguenza la legge di conversione è stata dichiarata incostituzionale perché a origine non rispondeva ai criteri costituzionali che presupposto. Quindi proverei a immaginare scenari un po' difficoltosi. Qui è in materia del Comitato per la legislazione. Si può immaginare, sì, c'è la Commissione Affari Costituzionali, per carità, ci sono altri organi e istituti del diritto parlamentare che in qualche però il Comitato per la legislazione ha questa missione, non usiamo parole inglesi, questa missione, cioè quella di monitorare l'attività legislativa dal punto di vista della redazione formale e anche sostanziale. Qui parliamo della redazione o, come si dice con termine inglese, il drafting formale. Allora, questo è un primo punto che ci tenevo a sottolineare e evidenziare, cioè tenere in considerazione gli eventuali sviluppi di una giurisprudenza costituzionale che nel 2013 è riuscita a fare che cosa in fondo? A trovare il parametro, perché il problema qual era? Dice, vabbè, ma come fai a dichiarare incostituzionale la legge oscura? A cosa ti attacchi? A cosa ti appigli nella Costituzione? Si sono appigliati all'articolo 3, il principio di ragionevolezza, che è un derivato interpretativo del principio di eguaglianza di cui è l'articolo 3. Allora, questo è un aspetto, quindi un'attività collaborativa con la Corte in modo tale che si possa evitare che la Corte non solo si pronunci contro le leggi, vabbè, ma quello ci sta, è il suo compito, laddove ritiene manifestamente incostituzionale, ma addirittura laddove lo ritenga in violazione della chiarezza normativa, cioè appunto va a toccare inevitabilmente la funzione primaria di questi comitati. L'altro aspetto che vorrei invece evidenziare, sempre ai fini terapeutici, se mi è consentito esprimermi così, è la legge 400. Cioè la legge 400 è del 1988, è vero che ha subito delle novelle, delle modifiche, ma insomma è una legge ormai datata, 88 la fece chi c'era, De Mita o Spadolini, adesso non ricordo, ma insomma parliamo di un secolo fa. E qui siamo in presenza di una... De Mita, il segretario generale Andrea Manzella, credo che poi fu lui materialmente l'estensore in gran parte di quella legge. E quindi bisogna immaginare anche come renderla più fresca alla luce ovviamente di che cosa? Di un cambiamento del ruolo del Presidente del Consiglio nel nostro sistema. Dall'88 a oggi è profondamente cambiato. È un Presidente del Consiglio, sia pure formalmente primus inter pares, ma sostanzialmente che vorrebbe sempre più essere primus super pares. E allora la 400 va un po' adeguata a queste cose, altrimenti la 400 nella parte relativa agli atti normativi del governo non conta nulla, sono raccomandazioni, consigli, anche perché si dice non può naturalmente rendersi obbligatoria perché avrebbero dovuto modificare la Costituzione, perché è lì che funziona il decreto legge, tu non lo puoi regolare per il tramite di una legge, peraltro non c'è nemmeno la riserva di legge al 77 e la riserva di legge si riferisce alla Presidenza del Consiglio. Quindi lì si potrebbe secondo me lavorare, è un invito che faccio ai parlamentari. L'ho fatta ancora di recente anche in audizione sul cosiddetto premierato, cioè sì, è vero, il premierato è l'elezione diretta, ma c'è una legge che
tratta la Presidenza del Consiglio, ma cerchiamo di migliorarla, di aggiustarla, di renderla più pregnante. Insomma. Ora, cosa si può mettere in questa legge? Si diceva anche prima, disegno di legge governativa a data certa, è un po' il refrain che torna sempre quando si vuole consentire da un lato al governo di avere la forza di normare, dall'altro con l'idea in qualche modo di depotenziare o ridurre l'uso o meglio l'abuso del decreto legge. Però in fondo se ci pensiamo questo disegno di legge a data certa è una specie di decreto legge parlamentare, cioè insomma non lo so quanto in aula tu laddove lo volessi mettere in una legge, sia pure la 400, in un regolamento, troveresti consenso da parte dell'opposizione. Vale la pena fare una battaglia perché immagino tale rischierebbe di essere per introdurre un istituto che forse può funzionare, ma che, non, ripeto, il problema secondo me è un problema politico ovviamente, non è giuridico, il problema è che se tu hai una maggioranza affidati e fidati della tua maggioranza, fagli fare il legislatore, tu fai il potere esecutivo, intervieni con decreto laddove ritieni che ci siano appunto le condizioni di straordinaria necessità e urgenza. Un altro tema sul quale forse i comitati possono stimolare l'attività governativa, da qui anche un'ipotesi collaborativa col DAGL, il Dipartimento degli Affari Giuridici Legislativi della Presidenza del Consiglio, è l'AIR, l'analisi dell'impatto della regolamentazione. È chiaro che molti testi arrivano privati di AIR. Se non c'è l'AIR, come faccio a verificare l'impatto? È la regola, appunto. Non arriva mai, non parliamo del ATN, cioè quello successivo, a posteriori. Ora mi chiedo quali poteri ci possono essere in punto, non dico di inammissibilità, ma insomma di moral suasion, di raccomandazione al governo di far sì che si tenga conto di quello che prevede la legge, cioè che i disegni di legge governativi debbano essere forniti da un documento che faccia l'analisi dell'impatto della regolamentazione. Non so se li si può dichiarare inammissibili, ma li si può mettere in un cassetto e dire no, aspettiamo che ci facciate avere quello che, diciamo, copre l'intero pacchetto della proposta, ovvero una preventiva analisi di quale impatto potrà avere quella norma. Quello è importantissimo perché è chiaro che da lì evinci tante cose, cioè evinci quello che appunto si chiama il drafting sostanziale, cioè la capacità della scrittura di saper incidere su delle situazioni giuridiche ordinamentali. Quindi valorizzazione dell'AIR soprattutto e della ATN. Altra questione, faccio un piccolo inciso a proposito della 400, ricordo a me stesso, come dicono gli avvocati davanti alle corti, che c'è un articolo 13 bis della 400 che espressamente prevede la chiarezza dei testi normativi, impone al governo di essere chiaro nella redazione e nella formulazione dei testi normativi governativi. Ora, anche qui, scusate, faccio gioco un po' a fare il costituzionista fantasioso, ma può essere un domani utilizzata come norma interposta, sapete, quella norma che sarebbe tra il decreto e la Costituzione, andare a vedere se è stata rispettata e laddove non lo fosse stata avrebbe ulteriore, diciamo, possibilità di scrutinio di incostituzionalità. Vengo ad un'altra questione che mi sta a cuore. Anzi, sul decreto legge dico una cosa molto brevemente. Avevo letto tempo fa di una proposta di legge costituzionale, non so se provenisse dal Senato o da questo ramo del Parlamento, di portare a 90 giorni la durata del decreto legge. C'è, è stata depositata, mi pare, da un parlamentare della maggioranza, una riformettina, direi, del 77 in cui si dice che il decreto legge dura 90 giorni anziché 60. Questo per favorire una maggiore attenzione ed esame del decreto senza stare ovviamente con la tagliola dei tempi. Non lo so se può essere, comunque una riforma, come dire, neutrale, che come dire, non avvantaggerebbe né maggioranza né opposizione, anziché farlo durare 60 giorni, poi più delle volte dura ben più che 90 giorni, con le tecniche di cui sappiamo, addirittura prima che la Corte ne dichiarasse incostituzionale la retazione, c'erano decreti che duravano più di un anno, quindi insomma va bene così. Dicevo, qual è
il tema che mi sta a cuore, che avevo esposto in parte anche quando venni convocato da questa commissione, presidente l'onorevole Butti, il quale è ora al governo come sottosegretario per l'innovazione digitale e l'uso dell'intelligenza artificiale nei lavori parlamentari. Io sono convinto che il Parlamento non possa più sottrarsi a questo sistema, a questo meccanismo. Il Parlamento resiste nella sua cultura tradizionale, se vogliamo anche nobile, ma un po' chiusa in se stesso, nell'accettare forme di supporto, di aiuto da parte della tecnologia. Non c'è, a parte i computer, i monitor e qualche cosa, ma qui si tratterebbe proprio di avere un contributo da parte dell'intelligenza artificiale ai fini del procedimento legislativo. Cioè, come usare l'intelligenza artificiale ai fini del procedimento legislativo? Addirittura direi in una duplice forma, cioè da un lato sull'iniziativa legislativa parlamentare, perché tu vai con l'intelligenza artificiale a vedere se quel progetto di legge di quei deputati, di quei senatori è, diciamo, conforme ad essere presentato. Non ci sono ripetizioni di norme già abrogate, di norme in desuso, cioè attraverso il lavorio dell'algoritmo tu puoi verificare se quel progetto di legge è scritto in maniera chiara, ora, senza arrivare a ChatGPT che scrive i disegni di legge, ma insomma ne verifichi la pulizia lessicale, ne verifichi la conformità normativa, perché attraverso l'intelligenza artificiale puoi verificare se già non sono state presentate, non ci sono già leggi che abrogano quello che tu intendi abrogare o innovare con la proposta di legge, ma anche nell'istruttoria legislativa, non solo nella fase, diciamo, dell'iniziativa, anche nell'istruttoria legislativa. Ora, senza arrivare, perché poi è successa una cosa che ha, immagino, spaventato un po' il Parlamento. Ricordate quando ci fu la riforma costituzionale cosiddetta Renzi-Boschi, un senatore della Lega, oggi ministro, ma possiamo tranquillamente fare il nome, l'onorevole Calderoli, presentò 80 milioni di emendamenti per il tramite dell'intelligenza artificiale. L'avevo notato adesso. Ma la Presidenza li respinse tutti, perché ci sono tutti argomenti regolamentari che impediscono la presentazione di un eccesso di emendamenti che metta in difficoltà l'operato e l'attività parlamentare. Ora, questa cosa forse ha un po' turbato le coscienze, diceva, ma se questa viene usata come forma di ostruzionismo, come forma di impedimento, ma insomma ci sono modi e modi di usarla. Io mi affiderei, c'è l'esperienza comparata, in Francia, in Inghilterra, in Germania ci sono uffici per lo più rappresentati dallo staff, dai funzionari, che svolgono questo monitoraggio per il tramite dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Ora, il che non vuol dire che poi quello che ti dice l'intelligenza artificiale devi fare, ci mancherebbe altro. Rimane pur sempre il libero arbitrio umano, come avviene anche nelle sentenze, lo ha detto molto bene il Consiglio di Stato, non è che noi siamo tenuti a decidere così come ci dice l'intelligenza artificiale, e noi prendiamo atto di questo, poi io in sentenza motivo perché mi sono discostato, posso anche citare di aver utilizzato, ma ho ritenuto che non ci fossero le condizioni per utilizzare quanto emerso per il tramite dell'utilizzo dell'algoritmo. E lo stesso ovviamente, figuriamoci nel libero mandato parlamentare, se il Parlamento e il parlamentare non è libero appunto di decidere come, cosa voler fare della sua legge, della legge che va all'esame del Parlamento. Però che ci sia un aiuto, che ci sia uno sfoltimento, perché il problema emerge ancora una volta nella relazione che il presidente Tabacci ha presentato nel programma dell'indagine, emerge appunto questo eccesso di iperlegislazione, di ipernormazione che genera e degenera in ovviamente scarsa chiarezza, incomprensione, è quello che sappiamo. Quindi direi l'utilizzo degli algoritmi da parte delle strutture parlamentari per l'elaborazione dei dati da offrire all'iniziativa legislativa e all'istruttoria del procedimento legislativo. Esistono uffici parlamentari in Inghilterra, in Francia e in Germania. Qui il Comitato della Legislazione si potrebbe rafforzare promuovendo
l'attività di un ufficio preposto all'esame per il tramite dell'intelligenza artificiale dei testi, in modo tale che arrivassero qui in comitato testi già, diciamo, scremati, selezionati, puliti per il tramite appunto dell'utilizzo della tecnologia. Ora, questo mi sento di poter dire il contributo che forse andrebbe in qualche modo sviluppato, vada un po' gettato, come dire, il cuore oltre l'ostacolo, il Parlamento entri nell'era digitale, non può esimersi, non può rimanerne fuori, ma che lo faccia sapendo che questo non comporta una sostituzione della macchina in luogo del parlamentare, ma soltanto un aiuto della macchina in luogo di un parlamentare che, ancora una volta, come emerge da questa indagine conoscitiva, produce una legislazione sia governativa sia parlamentare molto farraginosa, che ha determinato addirittura un intervento della Corte, la quale ha detto non si possono approvare e, diciamo, mettere in circolazione delle leggi che abbiano una loro talmente significativa incomprensibilità da rendere al destinatario delle stesse una incapacità a saperle applicare. E qui mi fermo, grazie. Bene, grazie al professor Frosini. Se il presidente Matera ha qualche osservazione da fare, o qualcuno dei deputati, dei senatori collegati, allora la parola al presidente Matera. Buonasera a tutti. No, io più che altro volevo fare solo un saluto e ringraziare i due professori, insomma, che ci hanno aiutato nel nostro lavoro che stiamo portando avanti in una maniera direi in sintonia con le azioni e le attività del comitato, le disposizioni chiare, semplici, lineari. Mi soffermerei su due questioni molto molto semplici. L'ultima, quella dell'intelligenza artificiale, insomma, chi vi parla non è che è troppo d'accordo a introdurre nell'attività il meccanismo legislativo parlamentare. Questo che è comunque un fattore estraneo, esterno, e fa venir meno, come dire, l'attenzione, il lavoro, le competenze dei parlamentari in primis, ma poi abbiamo la fortuna di avere degli uffici di grande competenza che possono, come dire, già l'intelligenza dei nostri uffici è più che sufficiente per coadiuvarci. Io concorderei sul tema invece della termine dell'articolo 77,3, insomma del termine di 90 giorni per la conversione in legge dei decreti, perché aiuterebbe sicuramente il dibattito parlamentare, darebbe la possibilità di esaminare e riesaminare eventualmente un provvedimento normativo, si ricorrerebbe meno al voto di fiducia, e poi, come diceva il professore, è comunque una norma che non crea vantaggi per maggioranza e opposizione, vale per tutti. Se si accetta questo concetto e questo principio, ne beneficerà la qualità della legislazione sicuramente. Io mi fermo qui e confermo il saluto e vi ringrazio per l'ottima collaborazione che ci avete dato questa sera. Bene. Ringrazio anche Matera, ma io desideravo svolgere alcune considerazioni per consentire di legare i due interventi, peraltro di grande qualità, del professor Lipolis e del professor Frosini. La questione di fondo è una questione di natura politica, sulla quale non è competenza nostra arrivare ad una conclusione, ma prescindere dalla quale vuol dire non essere all'altezza del compito che abbiamo. Perché? Perché Lipolis ha parlato del passaggio della prevalenza del governo alla confusione dello svolgimento del procedimento legislativo, e facendo la distinzione tra un prima e un dopo sul tema della prevalenza del governo, evidenziando come
c'è stato nell'arco dei decenni un ribaltamento tra un governo sottoposto all'iniziativa parlamentare e un governo che è un governo, non l'ultimo, è un governo che ha adottato delle prassi istituzionalmente arroganti. Dove sta il punto? Il punto è che la democrazia parlamentare italiana è stata per alcuni decenni espressa dalla forza dei partiti, che avevano una capacità di selezionare una classe dirigente, per cui non è che potevi prescindere poi. Basterebbe studiare con attenzione i testi della Costituente e vedere anche a proposito della stesura letterale, che è stata affidata ad un grande linguista che sedeva in Assemblea Costituente, la ricostruzione dei testi. Esatto. La ricostruzione dei testi che hanno fatto sì che uscisse una carta che così veniva considerata non solo da chi l'aveva votata, ma anche da chi poi l'ha potuto sperimentare, un testo di grande qualità. Poiché venerdì prossimo ci sarà una presentazione di un libro, un convegno al quale siamo invitati, sulla qualità della letteratura letteraria e della letteratura legislativa, si pone un problema di grande serietà, perché è chiaro che ognuno di noi ha visto delle stesure, non solo la Corte, che hanno indotto la Corte poi ad assumere un atteggiamento di bocciatura di una legge che era considerata incomprensibile, ovvero impresentabile. Ora, noi siamo di fronte a un fatto, quindi, che la trasformazione politica che è intervenuta ha fatto sì che esprimessimo anche una rappresentanza parlamentare che poi ha subito la cesura del taglio dei parlamentari, che è andata via via depotenziandosi, perché per il ricordo potrebbe essere anche vago, ma tornando indietro di 30 anni fa, penso che non sarebbe stato facile per nessun governo pensare di imporre una soluzione parlamentare tenendo conto della qualità e del livello di quella rappresentanza. È chiaro che se la rappresentanza poi si è andata via via svilendo, c'è una sorta di maramaldeggiare da parte del governo, il quale giustamente è stato fatto notare da voi che non gli dispiace, si sente a suo agio, perché invece di inseguire la tecnica che sarebbe pure possibile, che voi avete indicato, delle modifiche regolamentari che impongono comunque un passaggio non breve nelle aule parlamentari, o almeno così si auspica, ma preferisce la strada dei decreti legge perché come è stato detto sono preferibili per chi vuole legare la rapidità della decisione del governo con un pronunciamento legislativo che possa essere venduto dal punto di vista dell'opinione nell'arco delle prossime ore, e questo avviene. Quindi allora, se i consigli dei ministri sono in funzione dell'emanazione di decreti legge, è chiaro che non c'è data certa che tenga, è un meccanismo che rischia di andare avanti. Delle proposte che avete fatto, ce n'è una in particolare, quella del professor Frosini, sulla collaborazione dei comitati per la legislazione con la Corte Costituzionale. Perché? Perché penso che questo sia un elemento chiave, perché è evidente che la Corte sarà chiamata anche ad assumere delle decisioni, come già le ha assunte, ma anche sulla sostanza dell'articolo 72. Ogni disegno di legge presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale. Allora, il maxiemendamento cosa vuol dire? È articolo per articolo? È un'operazione di tecnica anche volgare con cui si impacchetta una cosa da cui poi si pretende che il Parlamento passi dicendo sì o no.
Corte ha sempre evitato fino adesso. Lo so. Perciò la mia proposta. Mi pare che siete già arrivati alla sintesi. Cioè, ha sempre la mia proposta di farlo in sede di regolamento. Vabbè, facciamola, insomma, lo so. Facciamolo, però è chiaro che la Corte, secondo me, queste cose le ha viste, si vedono platealmente, poi ci sono delle conseguenze pratiche anche per la funzione del Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica, che la Costituzione non prevede come una sorta di firma notarile, che viene apposta perché non può far diversamente, viene apposta perché c'è un primo controllo di natura costituzionale. Ora, se il testo di un disegno di legge che ha la firma del Presidente della Repubblica entra con 3 e esce con 33, e quei 30 che sono stati inseriti dal Parlamento non hanno la controfirma del Capo dello Stato, e quindi c'è già un depotenziamento evidentissimo delle cose. E siccome molti dei testi che sono arrivati alla Camera, al Parlamento, alla Camera, al Senato, sono usciti poi decuplicati in termini di stesure di articoli, è evidente che il problema si pone. Allora, io penso che il lavoro che abbiamo avviato, non senza difficoltà, perché è chiaro che i comitati comunque sono il frutto di un equilibrio che, diciamo, appaiono come degli elementi di garanzia, come tali debbono essere, quindi l'analisi che si sta facendo non fa riferimento al governo in carica, fa riferimento ai governi che si sono succeduti negli ultimi anni e che hanno via via appesantito il rapporto tra governo e Parlamento, come dimostrano ineluttabilmente i dati che vengono manifestati, come dimostra il lavoro dello stesso comitato, perché l'obbligo di presentare la documentazione necessaria viene rispettato per un decreto su 10, almeno questo è quello che ho visto io da quando non c'ero prima in comitato. È chiaro che c'è stato un degrado progressivo, adesso 1 su 10 prevede l'AIR piuttosto che l'altro, ma e di fronte alle prime ai primi tentativi di protesta che avevo manifestato nel comitato, ho visto che poi abbiamo fatto anche un'audizione, mi pare, con un sottosegretario del governo, ma sanno benissimo che è come abbaiare la luna, insomma, quindi è qualche cosa che non ha un effetto immediato. Mentre questa roba qui, che porta con sé anche la chiarezza normativa, a proposito delle cose citate, richiede che questo comitato, questi due comitati riuniti, riescono a formulare una serie di proposte che ci consentono di uscire da questa strettoia. Perché è evidente che anche l'uso delle tecnologie di supporto non vanno demonizzate, nel senso che l'intelligenza artificiale c'è, in parte viene anche utilizzata, o potrebbe essere utilizzata nell'elaborazione di testi unici, ma è fuori discussione che comunque sia è uno strumento del quale non è che si può pensare di fare a meno perché c'è una sorta di gelosia della funzione parlamentare, è una cosa che va tenuta in grande evidenza. E anche il tema della legge 400, che diciamo era finalizzata alla chiarezza nella formulazione dei testi legislativi, e potrebbe essere aggiornata alla luce delle modifiche che sono intervenute nella stessa funzione della Presidenza del Consiglio rispetto all'equilibrio istituzionale complessivo del Paese. Quindi su queste cose qui bisognerà cominciare a lavorare un po' di più, dopodiché è chiaro che secondo me, se l'Ipolis mi pare che propendesse per questa tesi, se il lavoro all'interno del Parlamento, adesso c'è un sottocomitato che ha portato la prima stesura di un testo sui regolamenti, una revisione sui regolamenti, sì. Mi pare che sia Fornario il relatore, se non ricordo male. Sì, ma esatto. È chiaro che quella è una strada che è giusta, perché è interesse della maggioranza e anche dell'opposizione. Perché quando dice, ma questo governo dispone di una maggioranza ampia, come mai allora non utilizza la via parlamentare? Per forza, perché
la condizione parlamentare è quella che è, non che gli mancano i numeri, manca la qualità del dibattito politico che si deve tradurre all'interno dell'assemblea e deve essere capace anche di interpretare, di sintetizzare le questioni politiche, programmatiche che vengono poste alla sua attenzione, quindi questo non sempre si vede o emerge con tutta chiarezza. Quindi allora io sono grato se voi poteste anche riflettere sulle cose che avete detto e farne oggetto di un testo, in modo da poterlo diffondere anche a chi oggi non ha potuto ascoltare, sarebbe molto importante, perché è mia intenzione adesso andare avanti sentendo anche molti vostri colleghi, ma poi tentare alla fine di tirare una conclusione. Non è da escludere che possiamo inventarci anche un convegno, un'iniziativa in cui a più voci si arriva a tentare la definizione di una risposta possibile. Insomma, questo è. Così, secondo me, non va bene, svilisce il lavoro parlamentare, svilisce la funzione politica, ha degli effetti che sono assolutamente negativi. E poi il cittadino non l'apprezza come semplificazione, qui non c'è nessuna semplificazione. Se una cosa è scritta male, complica la vita ai cittadini utenti, non è che le risolve, anzi, fa per dire, dice che diventa invivibile, dice c'è una sorta di atteggiamento delle istituzioni che sono punitive nei confronti dei cittadini, quindi viene vissuta male anche da questo punto di vista. Non so se nel frattempo c'è qualche collega che vuole prendere la parola, diversamente diamo la parola ai nostri due auditi, nella speranza che possono aggiungerci anche qualche altra cosa. Comunque, auspicando che l'impegno che gli ho prospettato possa essere loro accolto, quindi di rielaborare anche in un testo scritto le cose interessanti che pure hanno detto oggi e per le quali li ringrazio entrambi. Prego, Lipolis. La questione appunto della definizione del concetto di articolo, che cosa voleva dire la Costituzione quando parla di votazione articolo per articolo? Probabilmente ai costituenti era chiarissimo. Esatto, ai costituenti era chiarissimo, quindi non avevano bisogno di definirlo. Fare così. Non avevano bisogno di definirlo. E il problema, come ho detto prima, è che la realtà politica travolge determinate barriere giuridiche. Di fronte alla impossibilità di arrivare a decisioni tempestive che sono necessarie in questo tipo di società, poi si sono aggirate, si sono trovati degli escamotage per arrivare alla decisione tempestiva, però in una maniera confusa, ripeto, cioè senza chiarezza del dibattito. Mi pare che la Corte non abbia ancora affrontato questo problema, perciò da cui la mia modesta proposta di una definizione di articolo all'interno dei regolamenti parlamentari, perché quando si dice deve avere la rubrica omogeneo, specifico, insomma, significa che certe appunto cose non sarebbero, certe abnormità non sarebbero più possibili, sempre che con l'avvertenza, ripeto, che la norma regolamentare tenga, perché ci sono esempi di norme regolamentari poi che non tengono. L'altra cosa cui volevo accennare rapidissimamente, la questione dell'intelligenza artificiale, a me risulta che ci sono già inizi presso l'amministrazione della Camera e l'utilizzazione dell'intelligenza artificiale nell'ordinare gli emendamenti, quindi diciamo
non so se ci sono altri casi, ma insomma non è qualcosa di sconosciuto alle amministrazioni parlamentari, si tratta di vedere di utilizzarla al meglio e senza creare, come dire, farsi spossessare dall'intelligenza artificiale, un'intelligenza artificiale che deve essere guidata dall'intelligenza dell'organismo. Secondo me sarebbe molto utile in quell'attività che per me sarebbe meritoria di codificazione, che ho indicato come una strada di attività per i comitati per assumere un ruolo di risistemazione dell'ordinamento. Lì potrebbe essere utilizzata molto bene. Grazie. Al professor Lippolis, sentiamo ora per l'intervento conclusivo il professor Frosini. Sì, grazie. Una battuta per dire che, vedete, la legge... Scusate se torno a insistere sulla legge 400. La legge 400 in paesi come la Spagna e la Francia la si sarebbe collocata nell'ambito delle fonti come una legge organica, cioè una legge che ha un bisogno dell'approvazione di un quorum rinforzato, che pertanto, come dire, è una legge in cui l'opposizione è in parte collaborativa e che ha una maggior aderenza nell'ordinamento. Ora, è inutile immaginare, come è stato fatto peraltro, di introdurre la categoria delle leggi organiche, cioè, perché poi se tutto si deve risolvere in ipotesi emendative della Costituzione non si fa nulla. Ora, c'è questo disegno di legge sulla forma di governo che si cerca di non caricarlo con altre questioni proprio per evitare di appesantirlo e renderlo vulnerabile laddove ci dovesse essere un voto referendario. Però se questo dovesse passare, secondo me ci sono delle conseguenze, non può rimanere così dal punto di vista della normazione, non è che basta l'elezione diretta senza prevedere anche a livello di legislativo altre forme e modalità di azione del governo. Una di queste è la 400, quindi insomma un domani si può anche elevare la 400 a categoria delle fonti delle leggi organiche, introducendo questa nuova materia del sistema che ordina la produzione delle leggi, appunto sulla base di una accentuazione del voto maggioritario. Un'altra questione è sì, l'intelligenza artificiale. È vero, lo so che mi pare che in Senato, l'avevo letto ancora di recente, c'è una commissione, un comitato, insomma un organismo che sta studiando, però mettere in ordine gli emendamenti è poca roba, cioè è come utilizzare una Ferrari per andare per fare 200 metri, cioè o la si utilizza. Poi la paura, questa è la paura, attenzione, poi c'è un regolamento sull'intelligenza artificiale che a giorni verrà approvato e di cui l'Italia dovrà diciamo renderne conto a livello europeo, dove mi pare c'è anche qualche accenno all'attività parlamentare, dove salvaguardia ovviamente la libertà parlamentare, ma offre anche al Parlamento l'ipotesi dell'utilizzo a determinate condizioni. Cioè, tutto questo, io tendenzialmente non sono molto favorevole all'idea di, diciamo, imbrigliare l'azione tecnologica, anche perché quello che scrivi oggi domani rischia di essere superata dalla velocizzazione della tecnologia, quindi se tu immagini di, poi si inventano una nuova chat GPT o chissà quale altra e quella norma diventa in poco tempo obsoleta. Però insomma che il Parlamento fugga all'ipotesi di farsi aiutare dall'intelligenza artificiale, ma che lo faccia facendo dominare l'intelligenza umana sull'intelligenza artificiale, che poi è, come dire,
la quadratura del cerchio di tutti i discorsi che si fanno sull'etica, anche la commissione governativa, insomma, cioè l'intelligenza artificiale sembra quasi, a come viene rappresentata, sembra quasi un qualche cosa che va per la sua strada, è più potente dell'intelligenza umana, è in grado di soggiogare e dominare l'uomo, ma niente affatto. L'intelligenza artificiale è il frutto della capacità umana di averla saputa elaborare e pertanto di saperla utilizzare nel modo più conveniente al raggiungimento di quel determinato obiettivo. Il Parlamento può anche agire in forma più soft rispetto al campo medico-scientifico, dove ormai senza intelligenza artificiale non si fa più nulla, perché diagnosi, terapie mediche passano tutte attraverso l'intelligenza artificiale e, Presidente, me lo consentirà, meno male, perché si sono potute scoprire malattie e forme di cura delle malattie attraverso appunto l'utilizzo degli algoritmi che cercano nei big data, nei dati di tutto il mondo. Quindi c'è stato in Thailandia uno che ha avuto una malattia simile a quella che ce l'ha quello di Frosinone, tramite l'algoritmo tu la individui e puoi eventualmente utilizzare quella terapia che è stata utilizzata lì per salvare una vita umana. Ma dico, ci rendiamo conto dell'importanza. Ora, qui si tratta di un lavoro istruttorio, cioè di favorire, di facilitare, di sgombrare questo eccesso, questo profluvio di norme attraverso un'azione di asciugamento, il quale il Parlamento e il parlamentare e primo fra tutti il Comitato per la Legislazione può non tenerne conto, non è che è obbligato, ci mancherebbe altro. Perché lo motivi, dice noi, non ci piace, non ci sembra adatto questo suggerimento che ci viene, facciamo così, altrimenti è chiaro che le situazioni vanno vissute al di là della neutralità della tecnologia, l'uomo deve capire anche la dinamica degli effetti di quello che sta producendo nel contesto dei rapporti umani. Grazie. Bene, se non c'è nessuno che intende prendere la parola, dei colleghi eventualmente in ascolto, dichiaro chiusa l'indagine, diciamo gli interventi degli auditi di oggi, e il seguito dell'indagine conoscitiva congiunta e quindi rinviata lunedì 12 febbraio alle ore 16.30 presso il Senato della Repubblica, con l'audizione della professoressa Marta Cartabia, Presidente Emerita della Corte Costituzionale, del professor Francesco Saverio Marini, ordinario di istituzione di diritto pubblico. Buona serata.